I re di Francia, da Luigi XV, da Luigi XIV a Luigi XVI. E gli ultimi re di Francia, oltre a distinguersi per il governo assoluto, amavano coltivare degli interessi privati. Per Luigi XIV erano velleità artistiche, per Luigi XV era lo sport preferito dagli uomini, quello praticato a letto, mentre per Luigi XVI era un'attività artigianale come quella del falegname. Luigi XIV è stato quello più illuminato, quello più raffinato e più elegante, tanto che era chiamato il Re Sole proprio per la sua magnificenza, la sua pomposità. Ed è un re che è stato grande sia nelle guerre che nelle arti. L'arte quella più praticata era quella della danza. E infatti lui amava danzare a corte privatamente, esibendosi in assolo oppure in ensemble con vari ballerini. Tutti maschi, perché le donne non ballavano, cantavano soltanto. E con le musiche barocche di un grande violinista, autore di tutti i suoi e di tutte le sue coreografie, dove il Re Sole si presentava in abiti sfarzosi, molto truccato, bellissimo, insomma, era un Re Sole amato da tutti e più che altro molto molto ammirato. E invece Luigi XV era molto attivo, a letto con le donne, che amava, soprattutto cambiare continuamente, fino ad arrivare alla Du Barry, che ha elevato al rango di favorita, mettendola persino al suo fianco, nelle tavole imbandite per i vari reali o dignitari di corte. I reali erano quelli gli ultimi arrivati, cioè Marie Antoinette e il delfino Luigi XVI, che poi è diventato re. Luigi XV aveva un appetito robusto e molto, diciamo, forte, insomma, anche se molto genuino. Per esempio, Luigi XIV, se vogliamo fare un paragone con i gusti, i sapori, Luigi XIV era una sorta di amava una sorta di cucina nouvelle cuisine, mentre tutta molto ricercata, molto variegata e soprattutto molto ricca, ma anche molto bella ad appagare l'occhio. Invece Luigi XV possiamo paragonarlo a una sorta di Rubbio con i camionisti, che insomma mangia genuino, ma insomma di grandi portate, molto robuste e anche difficili da digerire. Infatti la Du Barry era una donna, la sua favorita, l'ultima, era una donna molto, molto brava nelle arti, a praticare il sesso. Insomma, non era certo una signora, ma questo ci sta, perché a letto non ci vogliono signore, ma ci vogliono delle grandissime porche. E lei lo era tanto da soddisfare proprio i gusti di questo Luigi XV, che il sesso, insomma, amava il sesso più di ogni altra cosa. E quindi la Du Barry, insomma, è stata anche l'ultima a raccogliere l'ultimo respiro del re, che mentre facevano l'amore, è assurdo, miglior vita, migliore non si sa come. Va bene, quindi poi c'era Luigi XVI, invece, che possiamo paragonare, è forse un vegano, ma diciamo vegano
po' vegetariano, no, ma nemmeno, era un uomo delicato che amava molto i dolci, soprattutto i dolci, anche la selvaggina però non, in piccole porzioni, non era un grande mangiatore, non si abbuffava a tavola perché insomma il cibo non era certo il suo piacere preferito. E quindi questi sono i tre re che hanno fatto grandi la Francia fino all'arrivo della rivoluzione che ha spazzato via tutto, con tutta la Francia ha perso tutto il suo splendore, che aveva illuminato, che aveva acceso proprio appunto il re sole. Per cui adesso, signori e signori, Le rois danse. Ha!